Siamo con Alberto Bollini, è contento finalmente di questa vittoria. La rivincita è arrivata contro l'Atalanta, un 3-0 netto e insomma una grandissima partita. Beh, è una soddisfazione grandissima che è da condividere intanto con chi lavora dietro le quinte, dal magazziniere allo staff sanitario e tutti quelli che collaborano con me, perché ora è un momento di gioia, ma c'è stato tanto lavoro, nessuno ci ha regalato nulla, come è giusto che sia nello sport e soprattutto nello sport dei giovani. Questa sera noi e l'Atalanta abbiamo onorato il campo e il calcio. È chiaro che noi siamo più contenti, non è una rivincita di quella dell'anno scorso, ma volevamo cambiare colore medaglia perché ce lo meritavamo, soprattutto per quello che abbiamo fatto quest'anno. Poi buona parte dei ragazzi che l'anno scorso hanno fatto la finale sanno che cos'è il momento di felicità arrivare alla finale e sanno che cos'è perdere lo sprint finale. Oggi abbiamo vinto noi lo sprint contro un Atalanta che è un marchio di fabbrica, che è stata una partita agonistica, educata, perché l'Atalanta è educazione, la Lazio ha dimostrato tenacia, grande cuore e perché no anche un'organizzazione che ci ha portato a questo grandissimo successo, insperato a inizio anno ma soprattutto anche a metà stagione. Invece oggi siamo all'11ª vittoria consecutiva tra campionato e queste finali, perché oggi è una finale ma contro il Chievo lo è stato uguale e anche contro il Torino, quindi abbiamo meritato. Io sono contento da allenatore, ma sono contento di guidare un gruppo di ragazzi che ha avuto un cuore enorme. Per quanto riguarda proprio la tua, come hai vissuto tu in panchina, perché insomma sembravi un leone in gabbia, tanto per cominciare, e poi quando hai chiesto quanto manca, ti hanno detto 1:10, lì è iniziata la commozione, lì hai iniziato a capire che era davvero così. Sì, è vero, ma io credo che la tenacia, il modo di esprimere carattere, combattività e atteggiamento, credo che sia un modo che fa crescere la personalità dei ragazzi. Io la vivo tanto perché poi dipende anche il temperamento che ha un allenatore. Dalla squadra pretendo sempre il massimo perché i ragazzi devono dare il massimo. La squadra ci è riuscita e ci viviamo questo grande momento. Poi tra l'altro è un momento che devo condividere anche con i ragazzi che sono a casa, in modo particolare Rozzi e Creco che sono infortunati, ma anche quelli che si sono allenati con noi tutto l'anno. Ce ne sono un buon numero e io di questo condivido questa grande vittoria. E poi tutti i messaggi che mi sono arrivati anche dai ragazzi che avevano vinto questo scudetto 12 anni fa. Questo è il primo scudetto dell'era Lotito e in un anno incredibile, perché non possiamo dire di non avere un presidente vincente e un direttore sportivo che quando interviene col suo modo molto diretto, però in questo ambiente Lazio succedono cose veramente incredibili. Proprio Lotito ha fatto i complimenti a te, ha fatto complimenti alla squadra, insomma quanto orgoglio c'è anche di fronte a queste cose? Beh, ce n'è tanto, ma io questa maglia la sento cucita addosso perché è il 7º anno, è il 3º anno che sono rientrato, il presidente so che mi stima tanto e per me è un motivo d'orgoglio l'espressione sua di soddisfazione che le gira direttamente a me, ma io condivido, ripeto, con chi lavora con me. Ed è un presidente attento, è un direttore sportivo che il settore giovanile lo fa crescere, gli piace. Noi abbiamo fatto questa grande impresa, io ne vado fiero come persona ma soprattutto come amante del calcio dei giovani. Questa era la quarta finale scudetto, finalmente l'ho pareggiata, 2 vinte, 2 perse, bisognava, perché altrimenti i secondi sono negli orologi e non va bene. E il futuro di Alberto Bollini sarà ancora sulla panchina della Primavera della Lazio l'anno prossimo? Io credo proprio di sì. Sì, domani parleremo, ma la mia volontà è quella di allenare. Più di così penso che non si possa fare, ma non solo come risultato, proprio come crescita dei ragazzi. E quindi io intendo proseguire questo discorso. È chiaro che ci siamo già incontrati, domani farò una chiacchierata approfondita anche col direttore. Non nego a livello professionale che ho ricevuto altre offerte, ma la Lazio nel mio cuore, poi con una vittoria del genere come si fa? E allora complimenti e buon festeggiamento. Grazie mille, grazie. A voi. E con le parole di Alberto Bollini si chiude.